Siamo con Antonio Terzi. Che importanza ha un libraio all'interno di questa fiera? Direi fondamentale, anche perché crediamo che proprio questa sia per la città la manifestazione, penso, più alta del ruolo dei librai, che noi assolutamente crediamo, soprattutto per quanto riguarda in questa situazione i librai indipendenti, quali siamo, siano fondamentali, soprattutto per il raccordo con il territorio, soprattutto per dare spazio alla qualità e ad una scelta non mediata da altre dinamiche quanto che troviamo in altri ambienti dove ormai si trovano i libri, e soprattutto nella valorizzazione del rapporto col territorio. Noi crediamo che la Fiera dei Librai, che sta cominciando ad arrivare in territori ben più ampi rispetto alla città di Bergamo, oggi presentiamo la 57esima edizione, che si affaccia finalmente a palcoscenici davvero più ampi, grazie anche ad una nuova tecnologia, grazie all'ospitalità che diamo a protagonisti del mondo letterario italiano davvero di altissimo livello. Ma crediamo che altrettanto il valore dei librai indipendenti e della città di Bergamo siano quelli di valorizzare, di dare spazio alle realtà del territorio che noi troviamo nel programma culturale delle presentazioni ed anche dell'offerta commerciale, davvero rappresentati al massimo livello e con un'attenzione particolare. È un'attività che presenta gioie e dolori. Quali sono quelle attuali per la vostra attività? Ma diciamo, rappresentando i librai anche a certi tavoli che stanno arrivando e approdando a risultati, credo anche inaspettati rispetto a un anno fa, direi che il messaggio che possiamo dare anche ai nostri colleghi in giro per la provincia è quello di avere fiducia, perché posso anticipare che a livello nazionale stanno arrivando finalmente a termine alcuni percorsi che ci permetteranno di portare intanto del sollievo economico, che è un tema davvero molto importante, la marginalità è spesso messa in un angolo, però insomma la sensibilità da parte delle istituzioni locali ma anche nazionali sta cambiando. Ci sono studi che dimostrano che il mercato editoriale in questo momento ha davvero bisogno di cambiamenti, di ricette diverse rispetto a quelle che sono state portate avanti negli ultimi anni. Quindi io non posso che dare un messaggio di fiducia e di possibilità in futuro di veder rifiorire tante librerie anche in provincia e in paesi più piccoli, non solo nella città.